Narra una leggenda metropolitana che i pesci rossi abbiano una memoria a breve termine di pochi secondi. Pare non essere esattamente vero, ma forse una considerazione simile si può fare per gli esseri umani, che hanno una memoria selettiva che rimuove alcuni ricordi scomodi nel giro di pochi giorni. È il 15 giugno del 2021 e i centri di inoculazione del siero magico improvvisamente si svuotano. Le disdette si susseguono. Coloro che avevano prenotato da tempo il siero non si presentano all'appuntamento. E pensare che solo pochi giorni prima migliaia di giovani facevano a botte letteralmente per accaparrarsi una puntura. Poi d'improvviso il vuoto. Il professor Crisanti interviene nelle dirette televisive ed è furioso. È uno scandalo che il siero Astra Cosa sia stato somministrato ai più giovani. Si sapevano i rischi. Perché sono state disattese quelle che erano le indicazioni originali del CTS, cioè che doveva essere fatto soltanto preferibilmente alle persone superiori a 60 anni. Ma cosa era successo? Pochi giorni prima era morta Camilla, una giovane ragazza di 18 anni, per complicanze causate dalla somministrazione del siero. O per meglio dire, per una trombosi al seno cavernoso. Quante volte l'avete già sentito questo motivo negli ultimi tempi? L'infarto e la trombosi non sono mai state così di moda come quest'anno. Ma se li ho accostati è perché oggi l'autopsia ha accertato il nesso tra il siero e quel tragico episodio. Il direttore della clinica neurochirurgica dell'ospedale San Martino di Genova ha commentato così l'autopsia di Camilla. Non avevo mai visto un cervello ridotto in quelle condizioni da una trombosi così estesa e così grave. All'epoca il professor Bassetti ebbe a specificare che era morta dopo il siero, non per il siero. Allora, io credo che non sia corretto dire che Camilla è morta per il vaccino, ma noi dobbiamo oggi dire che Camilla è morta dopo la vaccinazione. Mentre il governatore della Liguria Toti, nel suo messaggio di cordoglio, aveva ribadito che la giovane si era presentata volontariamente alla somministrazione. Ma quale siero? L'ha uccisa la fede preterintenzionale, la plasmazione di pensiero collettiva. È morta dopo essere stata convinta che doveva ascoltare chi ne sapeva più di lei, gli esperti. È morta perché amava la vita, il più straziante dei paradossi. Qualche giorno prima anche la senatrice Licia Ronzulli applaudiva il senso di responsabilità dei giovani per salvare la stagione estiva con le riaperture delle discoteche. Mai avvenuta. Quante volte l'avete già sentito dire? Un altro sforzo per salvare il Natale, poi per salvare la Pasqua, poi uno sforzo per salvare l'estate e via, uno step sempre più avanti. Ma si è salvato qualcosa di ciò che hanno detto o sono io che ho perso dei pezzi? Quindi Camilla era morta semplicemente a causa della sindrome da nessuna correlazione. Ma non era stata la sua morte a scatenare il fuggi-fuggi generale dai centri di inoculazione e una improvvisa, impetuosa preoccupazione da parte della popolazione. Il fattore scatenante stava nel fatto che di quella morte ne avevano parlato i telegiornali. Ciò che è evidente è la responsabilità dell'informazione, del giornalismo e degli uomini di scienza che da mesi ci bombardano con una comunicazione unilaterale e carica di odio, volta a stigmatizzare ogni critica nei confronti della devozione scientifica. Chi osa mettere in dubbio l'efficacia di un'operazione come quella di questo siero, o viene accusato di negazionismo, o viene additato come ignorante e presuntuoso, perché non appartiene all'albo degli uomini di scienza. Addirittura ai giovani entrati in un hub hanno regalato una copia della Costituzione, quella più profanata e calpestata nell'ultimo anno. È come dire che l'omicida ti fa dimenticare un morto regalandoti una pistola ancora fumante. Pensate che allora era bastata una sola, tragica e irrecuperabile morte di una giovane per scatenare il panico nelle masse, dal momento che quella morte era stata amplificata dall'autorevolezza dei telegiornali.
i telegiornali, l'unico luogo dove per la maggioranza della popolazione accadono le sole cose che davvero sono importanti. E le cose che non accadono non vengono raccontate. Tipo le manifestazioni che da più di un anno radunano milioni di persone in tutte le città del mondo. All'infuori dei telegiornali nulla deve essere approfondito. Ma bastarono pochi giorni. Il governo fece le opportune verifiche e la popolazione rassicurata si rimise in fila. E nessuno si ricordò più. I telegiornali non ne parlarono più e tornò tutto come prima. Da allora, negli ultimi mesi, i giovani morti subito dopo la somministrazione sono stati centinaia. Ci sono decine di siti e pagine social che, prima di venire censurati e cancellati, riportano meticolosamente tutti i casi fortemente sospetti. Centinaia di casi fortemente sospetti. E pensare che pochi mesi fa bastò una morte, una sola, di una ragazza ripresa dai media per scatenare il panico. Le centinaia di morti venute dopo invece non vengono trattate, nemmeno di sfuggita, quindi non esistono. E anche chi si trova a leggerne notizia nei giornali locali o nei siti internet non ne viene più turbato. Perché se fossero davvero importanti, ne parlerebbe il telegiornale. I telegiornali guidano a piacimento il parere del 70% della popolazione, totalmente incapace di informarsi in proprio e di valutare la gravità e l'importanza delle notizie. Pensate che hanno fatto per mesi terrore mediatico per un colpo di tosse di un asintomatico sul rifugio della Marmolada o per tre persone che parlavano fuori da un bar? E quando è morta una ragazza di 18 anni dopo aver ricevuto il siero c'è stata la corsa a minimizzare. E per disinformare la gente ricevono finanziamenti statali milionari. Mentre per la vostra azienda, che portate avanti con sacrifici e per contribuire alla crescita del paese, ci sono le bricioline, i ristori. Lo so, l'informazione che proviamo a fare noi dal basso non smuoverà di una virgola il parere di chi ha come unico punto di riferimento i bollettini dei media. Ma per noi ribadire il vero resta comunque un imperativo morale. Siamo complottisti? Narra una leggenda che ogni mattina un complottista si sveglia e si chiede: e se i vertici fossero corrotti e compromessi? È così assurda come ipotesi in un paese notoriamente governato da cialtroni e con la metà di indagati e condannati?